buongiorno a tutti, ben collegati. Oggi affrontiamo un problema che ci riguarda tutti quanti, più di quanto possiamo credere. E per parlare appunto di un problema che riguarda l'editoria in genere, ma riguarda anche la libertà di ciascuno di noi, oggi abbiamo invitato Andrea Lumino, sindacalista della SDC-CGIL, spero di non sbagliarmi. Benvenuto. Grazie a voi. E lo facciamo anche in compagnia del nostro editore Angelo Candelli. Io praticamente mi sono ritagliato questo spazietto come utente medio, lettore medio, consumatore medio. Io sono proprio dalla parte di quelli che leggono i giornali e guardano le televisioni, anche e preferibilmente quelle locali. E noi abbiamo dei grossissimi problemi. I grossissimi problemi li abbiamo intravisti con Blue Star, li abbiamo intravisti con il Corriere del Giorno, li abbiamo intravisti con Taranto Oggi, ci sono state delle piccole resistenze, ma questo sembra, fammelo dire, perdonami, un cancro della libertà, cioè c'è proprio un'aggressione all'editoria in tutte le sue sfaccettature. Noi ti conosciamo, Andrea Lumino, come un puro. Lo dico, sei forse un sopravvissuto fra i sindacalisti, perché sei sempre in prima linea da anni ormai, sei un punto di riferimento per tutto il sindacalismo. No, assistiamo alle tue lotte, sei un baluardo non solo per Teleperformance, ma per tutto il sindacalismo locale. Quindi noi con te vorremmo parlare, abbiamo letto di questo comunicato che avete fatto al prefetto, l'eccellenza Donato Cafagna, e noi siamo veramente preoccupati di quello che sta succedendo. Non ultima anche la Gazzetta del Mezzogiorno, per motivi simili. Vorremmo capirne di più. Ecco, quindi a te il microfono e dici quello che sta succedendo. A dire quello che sta succedendo probabilmente è una cosa abbastanza complicata, perché già questo approccio al tema fa capire come oggettivamente le partite in campo sono complicate. Insomma, prima si citava, ecco, ad esempio la Gazzetta del Mezzogiorno con quello che è successo in Sicilia, sì, e che quindi in maniera inevitabile ha delle ripercussioni su tutte le sedi, e quindi questo ci preoccupa fortemente. Ieri la Confederazione a livello regionale ha espresso una forte vicinanza e insomma ha invitato un termine un po' desueto, la resistenza sulla questione della Andrea Gazzetta. Scusi se mi intrometto, ma spieghiamo ai telespettatori che cosa è accaduto. Cioè, perché si parla sempre all'avvertenza, ma c'è un inizio, c'è qualcosa che scaturisce, no? La messa in... Per esempio, ecco, sulla la questione della Gazzetta, pochi mesi fa, chi gestiva la Gazzetta e la proprietà è stato oggetto di un'indagine da parte del Tribunale per concorso in associazione mafiosa, quindi questo ha prodotto una serie di ripercussioni a livello giudiziario da parte degli organi giuridici, e quindi naturalmente questa situazione di incertezza, di confusione rispetto a quello che può succedere ha messo in discussione e in allerta tutte quante le redazioni. Consideriamo per esempio in questo caso che la Gazzetta è un baluardo, nel senso che sono 130 anni di vita, quindi voglio dire è un riferimento importante per il territorio, per i cittadini, ma anche per il mondo dell'informazione, per esempio sulla Gazzetta, ma così è stato il Corriere del Giorno, Taranto, anche lì una partita, un giornale storico per la città, ecco, diciamo proprio espressione di questo comune. Anche lì, a questo punto di vista, per ragioni diverse, però si è arrivati alla chiusura, alla perdita di posti di lavoro, perché c'è da un lato il discorso generale dell'informazione che è fondamentale. Ecco, così. Sì. Salutiamo Francesco Falcone. Che... Ah, sì, il dottor Falcone, commercialista, sì, che ci sta seguendo. Il quale ha sollevato due giorni fa questo problema, lo ha fatto sul web, perché sì, lui è molto social. È un po', insomma, abbiamo raccolto quello che ha detto il dottor Falcone. Lui praticamente dice che non c'è più spazio per il giornale, perché
e per i media tradizionali, non c'è più spazio per la televisione tradizionale, cioè si sta rinnovando tutto, il web sta trasformando il nostro modo di anche di informarci. Poi probabilmente ci deve essere anche un discorso che riguarda il substrato economico della città, perché bisogna vedere quanti imprenditori sono disposti a investire nell'informazione. Quindi Francesco Falcone ci ribadisce che tutta la proprietà è oggetto di sequestro preventivo. Ecco, diciamo, nelle notizie che noi abbiamo su questo sappiamo che c'è un procedimento da parte del Tribunale di Taranto in corso, di cui ancora non abbiamo gli esiti, e quindi da questo punto di vista sicuramente noi nel comunicato che abbiamo fatto insieme alla sua stampa abbiamo citato testualmente voci inquietanti che ci allarmano, e questa è sicuramente una di quelle voci che, insomma, da un certo punto di vista ci allarma per quel che ci riguarda innanzitutto come strutture sindacali, perché parliamo di posti di lavoro, giornalisti, tecnici, quant'altro, quelli sono posti di lavoro. Dall'altro c'è il problema, lo si diceva prima, dell'informazione, perché si stanno riducendo sempre di più gli spazi di informazione. Ora il problema è che di democrazia. Esatto, il problema è che proviamo a lanciare poi anche in questo momento, che in realtà lo facciamo già da un po' di tempo, però ora i nodi stanno cominciando a venire al pettine, perché uno a uno stanno cadendo tutti. Certo. Il problema è che cadendo tutti si crea un meccanismo pericolosissimo dove l'informazione diventa soltanto oggetto dei blog improvvisati, per esempio, vorrebbe sì. dire, di chi... o soggetto alle fake news. Esatto. O delle a fake movimenti news. Di opinione scomposti. Esatto. Ma in effetti è già quello che accade, perché vediamo ormai sui social delle redazioni improvvisate in casa, proprio nel soggiorno di casa, con il televisore acceso, a mo' di monitor, eccetera, eccetera, dove si... danno delle informazioni che poi c'è la parte giuridica che li copre, perché alcuni di questi sono anche giornalisti, ma ciò non basta, perché il pluralismo vuol dire dare informazione a servizio del cittadino e non per conto, nome proprio di persone come dire di persone individuali, quindi di ditte individuali che fanno informazione a uso e consumo sia proprio che denigrando anche altre persone, certo, strumentalmente fare sì. Un'informazione che il cittadino la prende più come un gossip, più come un fare come dire, cercare di prendere quanti più like. Viviamo nella stagione dell'io, nella stagione del like, bravo, della chiappa like, e quindi questa è una cosa che distorce quello che è il pluralismo dell'informazione. Venendo a mancare, e speriamo di no, che si attivi tutta la forza politica, purtroppo però ogni volta che abbiamo una vertenza, io adesso torno un attimo indietro, parlo di Blue Star TV, no? Perché mi tocca, abbiamo seguito anche quella, sì. Mi tocca anche in maniera molto vicina. Blue Star TV ha fatto tanta informazione, ha dato tanto a questa città, ha prodotto anche tante cose belle e format nuovi importanti, e soprattutto tanto lavoro per tante persone, sì. Non solo i tecnici, i giornalisti, i commerciali e quant'altro, ma c'è un indotto poi intorno alla televisione che va comunque a toccare anche altre persone. Quindi già quando si è chiesto aiuto, quando è andata in vertenza, quando i sindacati si sono interessati, le parti sociali, la politica ha fatto, tra virgolette, io non voglio colpevolizzare nessuno, perché il politico non è che può risolvere mettendo di tasca propria, però i giornalisti, sai, molte volte seguono e danno spazio alla politica, ad alcuni politici, a tante persone che diventano poi amiche, no? della stessa emittente, però quando arriva il problema all'emittente o al giornale, il politico, ahimè, nulla può fare, ma non è che si defila, non può fare nulla, perché defilandosi per ragioni di opportunismo,
Ma no, io penso che comunque un politico non possa. Non ha gli strumenti per poter intervenire. Esatto, non possa intervenire proprio perché non ci sono gli strumenti né statali, né, adesso arriviamo agli strumenti statali che ci sono, ma fino a qualche anno fa non c'era contezza di questi strumenti. Oggi anche la Regione ha messo a disposizione dell'emittenza locale dei contributi, degli aiuti, però chiaramente l'emittente o il giornale deve essere in regola con determinate cose. Oggi sappiamo che per poter avere a che fare con l'amministrazione pubblica bisogna avere il DURC, l'INDO. Cos'è il DURC? Il DURC è quel documento che l'INPS eroga. Ci sono due tipi di DURC, quello dell'INPS e quello dell'INAIL. Devono praticamente risultare puliti come casellario penale da mancati pagamenti sui contributi dei dipendenti. Se non ci sono, ci sono, cioè, se è tutto in regola, allora l'amministrazione pubblica ti può pagare, tra virgolette, la fattura. Se questo non è l'INDO, l'amministrazione pubblica in questo caso si trattiene la somma e la versa direttamente all'ente creditore. Sì. No, Mi sbaglio? È così. sono tutele. Quasi tutte le aziende, dico quasi, perché non sappiamo, non ho fatto il DURC in questo momento della Gazzetta, quindi non. Quasi tutte le aziende in questo momento sono in difficoltà, e anche questa. Quindi lo Stato in un certo momento dice: io ti do il contributo, se sei in regola lo pigli, altrimenti non lo prendi. Sì. Diciamo, arrivando alla partita di Studio 100, l'avvertenza di Studio 100. Ultima, l'avvertenza di Studio 100, ma che si protrae ormai da qualche anno. Si potrà da qualche anno, credo che insomma siamo arrivati un pochettino anche qui ai nodi al pettine, diciamo così, classici nodi al pettine. Grazie Falcone, sempre per l'imbeccata, perché poi c'è il mercato, poi parliamo anche del mercato. Sì, ci diciamo tutto Sì, oggi. ovviamente sì. La questione legata, ecco, anche qui. E ci agganciamo all'osservazione del dottor Falcone. Chiaramente da un lato c'è un mercato che oggi l'emittenza televisiva o comunque anche dei giornali prevede necessariamente l'investimento da parte di investitori privati. Ora Taranto, da questo punto di vista, in questo momento, quantomeno comunque di ciò che noi abbiamo conoscenza, non ha No, una una spalle forza così forti da poter economica, sì. fare. Anche perché, per esempio, nel caso di Studio 100, complessivamente parliamo di una struttura di all'incirca 37 lavoratori. E, insomma, 37 lavoratori sono un onere economico indifferente, che presuppone una forza economica indifferente. Come organizzazioni sindacali, noi a Sostampa diverse volte abbiamo sollevato il problema dei pagamenti, perché non è un problema di adesso, è un problema che nasce da almeno dal 2011. Cioè Studio 100, la proprietà di Studio 100 ha Compagni delle lavoratori, pendenze con dei lavoratori. con quasi tutti i lavoratori, nel senso che quei lavoratori quasi regolarmente non percepiscono lo stipendio regolare che gli spetterebbe, ma ogni mese hanno degli acconti. Ora, questi acconti nel corso del tempo hanno prodotto delle somme ingenti Quindi se loro hanno gli acconti, la proprietà, non riesce neanche a pagare i contributi. Non riesce neanche a pagare i contributi da questo punto di vista, quindi Quindi i non hai il lavoratori. DURC, cioè presumo non Presumiamo, hai. esatto, a questo punto di vista che non ci siano le condizioni. Dopodiché l'anno scorso, novembre dell'anno scorso, ci fu proposto dall'editore un passaggio di società da Jet SRL a Mastermedia. Noi a Sostampa non firmammo l'accordo, per cui unilateralmente fu fatto il passaggio dei lavoratori a Si Mastermedia. poteva fare. Noi non l'abbiamo condiviso, quindi diciamo così, abbiamo le nostre perplessità, noi non abbiamo condiviso quel percorso, dicendo in maniera esplicita che dal nostro punto di vista non era un percorso che era insomma lineare, diciamo così. Noi anche di fronte alla promessa dell'editore che quel passaggio sarebbe servito a salvare la società, a garantire gli stipendi, avemmo subito forti perplessità, lo diciamo in maniera esplicita. A distanza di un anno, così come abbiamo scritto ieri, diciamo che eravamo stati Cassandre, tra virgolette, nel Sì. senso che oggi verifichiamo È successo. che è successo realmente, che c'è un problema, ora, insomma, da un certo punto di vista anche importante.
anche perché l'altra parte della storia, diciamo così, è oltre al mercato la questione dei contributi, perché il mondo dell'emittenza e dei giornali vive anche del contributo pubblico. Sì, su questo sono ferrato, nel senso che c'è una graduatoria che è basata su alcuni punti fondamentali, sì, che sono l'area geografica, la territorialità, quindi l'ampiezza, quindi il raggio d'azione, quanti dipendenti, una serie, diciamo, di criteri che il Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono dei criteri, eccetera, eccetera, e su questo si formula una graduatoria, quindi dei punteggi con una graduatoria, e a secondo dei punteggi c'è un contributo che viene erogato. Adesso non ricordo bene Studio 100, però prendeva anche, arrivava quasi al milione di euro annui. Negli ultimi anni è scesa, diciamo, dal mezzo milione in giù, perché comunque non aveva più quegli attributi. Ma pensiamo anche a Telenorba, che prende una cifra intorno ai 4 milioni, per esempio. Telenorba è un emittente pugliese più grande, prende, proprio sviluppato un algoritmo proprio. Sì, sì, intorno ai 4 milioni di euro, che è una cifra abbastanza importante, solo quella basterebbe a pagare almeno gli stipendi. Sì, perché tra l'altro il contributo viene erogato in base a quanti dipendenti hai, e per ogni dipendente c'è il contributo, cioè viene erogato a secondo, quindi ipoteticamente, teoricamente, il contributo dovrebbe bastare almeno, poi ci sono tutte le altre spese. Allora, io voglio anche spiegare una cosa: un'emittente televisiva, rispetto anche ai giornali, no? I giornali, ci sono, c'è la redazione, ci sono i giornalisti, ci sono tanto di giornalisti, ognuno fa il proprio pezzo, manda tutto in una sorta di cabina di regia, di raccoglitore di tutte le notizie, quindi si fa l'impaginazione, poi va in stampa e viene poi venduto. L'emittente televisiva ha una serie di canoni, cioè è un'azienda molto complicata. Sì, molto, sicuramente sì. Molto è complessa. Un'azienda complicativa, complicata, e tra l'altro è molto, voglio dire, bisogna avere innanzitutto dei canoni importanti, che sono quelli della licenza, dell'area di trasmissione, dei trasmettitori, di avere un posto, un luogo, una redazione, di fare la responsabilità giuridica, di produrre altri programmi, di essere anche sul mercato con dei contenuti che siano efficaci e diano la giusta informazione. E dopodiché, se piace, va sul mercato, se il mercato risponde, il prodotto in cassa, tra virgolette. Quindi è un'azienda. Cioè, è un'azienda che... Ok. Mentre abbiamo visto che purtroppo si è vissuto molto di essenzialismo, si è badato poco. Cioè, a Taranto c'è anche in un dibattimento presso il tribunale, l'ex editore di Blue Star TV dichiarò una cosa purtroppo vera, ma abbastanza anche raccapricciante, no? Che la questione dell'Ilva. La questione dell'Ilva, cioè i Riva pagavano le testate giornalistiche, davano un contributo sotto forma di pubblicità, sotto forma... Noi su questa questione prendemmo una posizione, allora, di forte contrarietà, perché allora c'ero... Insomma, noi abbiamo ricevuto, era l'ultima avvertenza di... legata a Blue Star TV, dove nella procedura, formalmente, quando si apre una procedura di crisi aziendale, viene formalizzata con una lettera alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni locali, in questo caso, e in quella procedura era proprio scritto che una delle motivazioni che portò alla crisi economica di Blue Star era legata al fatto che non c'era più il contributo da parte dei Riva. È un reato, si chiama subornazione. Guarda, questa oggettivamente, insomma, questa cosa ci lasciò abbastanza, perché magari nelle tante ipotesi si può pensare, non si può pensare, si può malignare, eccetera. Certo, nel momento in cui si trova una cosa del genere su un atto scritto. Ma sappiamo anche di altri emittenti, come Studio 100, come altri, che hanno preso dei contributi, anzi, erano in un
fascicolo che poi non sappiamo più che fine abbia fatto, il famoso fascicolo della comunicazione, no? dell'Ilva, addirittura con intercettazioni telefoniche, che fu ambiente svenduto, non so se ti ricordi. Sì. Però ambiente svenduto, che fine ha fatto questa... Il tribunale su le questo... Le udienze continuano, sì, probabilmente nel discorso comunicazione ci sarà stato uno stralcio, probabilmente, perché sì. No, però il problema è che, ecco, parliamo di Studio 100, Blue Star, La Gazzetta, Il Corriere, insomma, tutte quante queste... Testate e aziende di informazione. Il problema serio... Oltre al lato vertenziale, che è quello che come organizzazioni sindacali, perché il nostro ruolo è quello, di insomma vedere posti di lavoro che bruciano, dall'altro punto di vista però c'è un problema di natura politica, nel senso che nel momento in cui manca l'informazione, allora il problema è di natura democratica. Assolutamente. Accanto a questo c'è anche un altro problema nel mondo dell'informazione che come organizzazioni sindacali dobbiamo provare a sollevare, che magari anche qui può essere accolta come spunto di riflessione sul tema. Il mondo dell'informazione è un mondo proprio delicato dal punto di vista della tenuta democratica. Ora, personalmente, ma come organizzazioni più volte abbiamo sollevato un altro tipo di problema. Nel momento in cui i giornalisti sono precari, vengono pagati a pezzo, per esempio, o comunque vengono in maniera così sottopagati, insomma, in maniera evidente, perché noi abbiamo scoperto i call center a 2 euro, 3 euro, ma in realtà potremmo parlare anche del fatto che un pezzo di un giornalista precario costa 5 euro. Allora, nel momento in cui io, giornalista che campo di quello, quindi prendo già così poco, e se non scrivo determinate cose che magari all'editore piacciono, ora sto parlando insomma in generale, sì, e quindi quelle cose nemmeno me le pubblico e non vengo nemmeno pagato, c'è un problema anche lì di natura sindacale e contrattuale. In quegli anni si è taciuto, si è evitato di parlare di ambiente, di inquinamento, della fabbrica che faceva morti e quant'altro. C'è stata una manipolazione, diciamo così, dell'informazione da quello che tu ricordi. Diciamo, da questo punto di vista non ho gli strumenti né le conoscenze per poter dire una mia opinione, certamente l'idea è che Taranto complessivamente in tutte le sue sfaccettature ha avuto un problema, insomma. Quindi ora andare a identificare che tipo di problematica, insomma, ci possa essere stato, se qualcuno è taciuto o meno o quant'altro, non ho gli strumenti se non quello di un'opinione che ha l'idea che oggettivamente la città si sia addormentata da questo punto di vista. Ma parlo da un punto di vista trasversale, credo che tutti abbiano un problema, perché ecco, in maniera molto facile si punta il dito nei confronti dell'altro, del sindacalista, del politico, del giornalista, però probabilmente Taranto si è appiattita da quel punto di vista in maniera trasversale, un appiattimento di coscienze dei cittadini, una poca vita della città, della piazza intesa proprio come comunità, eccetera. E quindi probabilmente quella questione è andata a intaccare tutti quanti i settori, dove tutti come cittadini, a partire dal sottoscritto, insomma come cittadino parlo, come abitanti di questa città, ci dobbiamo sentire coinvolti. Ma adesso tu che rappresenti la nuova occupazione, le nuove professioni, i nuovi lavori, i nuovi contratti di lavoro, stiamo andando davvero verso questa precarizzazione? Cioè questa è una cosa che ci porteremo avanti per sempre? La paura di essere sostituiti, la paura di essere lasciati a casa, la paura che delocalizzino completamente le aziende, come succede per esempio con i call center. Possiamo vivere con questa paura? Allora, Roberto, ti fermo, vi fermo un attimo, riprendiamo a parlare di editoria, e lo facciamo anche con una delle giornaliste che, insomma, non per età, ma perché ha lavorato in tante redazioni e l'esperienza e ha vissuto anche tante vertenze, chiediamo a lei, insomma, di fare un excursus su quello che è stata ed è l'editoria e quella che probabilmente potrà diventare l'editoria tarantina. Saluto Maristella Baggiolini, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Angelo. Ciao Maristella. Buonasera. Allora Maristella, siamo qui in compagnia con Andrea Lumino dell'SLC CGL
E vabbè, c'è anche con me Roberto Missiani. Siamo in diretta per discutere non tanto né di colpe né di additare per additare qualcuno, ma queste vertenze sull'editoria ormai per Taranto sono una cosa molto ricorrente. Quindi tu sulla questione, voglio dire che hai lavorato con tante redazioni, sei stata sempre attenta a questo tipo di... hai subito anche tu delle vertenze importanti. Facciamo un escurso su quella che è la storia dell'editoria tarantina e su quello che è accaduto e che sta accadendo. Beh, innanzitutto vorrei salutare Andrea e Roberto che sono in studio lì con te, ma diciamo che l'editoria tarantina soffre dello stesso male dell'editoria nazionale. L'avvento di nuovi strumenti di comunicazione, ma anche diciamo la socializzazione attraverso il web, del tipo di informazione anche più spicciola, più immediata, meno traslata. Noi eravamo abituati alla televisione di Stato che dava informazioni e nessuno quasi replicava. Diciamo che subiamo in maniera positiva, ma a volte anche in maniera negativa, questa diffusione massiva degli strumenti di comunicazione. Detto questo, premessa alquanto banale, ovvia, ma credo che sia importante inquadrare in questa cornice la crisi dell'editoria tarantina, che è una crisi anche tipica dell'humus imprenditoriale tarantino. La crisi dell'editoria tarantina è molto difforme dalla crisi dell'impresa metalmeccanica o dell'impresa dell'edilizia tarantina, spesso legata a doppio filo a grandi mandanti economici. Il male di Studio 100, parlo di Studio 100 perché mi è particolarmente cara. Io ho mosso subito dopo l'esperienza con Tele Monte Carlo i miei primi passi da giovane giornalista rampante, ma la vicenda di Studio 100 è tutta quanta legata al suo editore. Sapete, è fare la giornalista in qualche maniera, iscriversi a un ordine, avere un tesserino, sia esso da pubblicista o da professionista, presuppone il fatto che tu debba superare degli esami, degli step. Per fare gli editori invece no, non c'è nessun tipo di selezione. Certo, la crisi a Taranto dell'editoria e soprattutto mi riferisco all'emittenza radiotelevisiva è frutto anche di imprenditori che non hanno saputo seguire il passo con i tempi. Mi riferisco alla divertenza, alla vecchia questione che riguardava la blasonata Star, che nasceva dalle ceneri di un'altrettanto blasonata emittente televisiva che era Video Levante, e così come per Studio 100. L'avvertenza di Studio 100 peraltro affonda le sue radici almeno a 20 anni fa, 30 anni fa. La situazione non è cambiata, si sono trovati una serie di escamotage di cui credo Andrea Lumino vi abbia già abbondantemente parlato. La famosa scatola cinese che si rinnovava di volta in volta, che di volta in volta cambiava denominazione sociale, che ha macinato al suo interno anche numerose professionalità, numerosi talenti, molti dei quali peraltro hanno deciso di abbandonare totalmente, se non la professione, addirittura anche la città. È il frutto, ripeto, di una mancanza assoluta di introspezione da parte dell'editore, di verificare quanto in quel momento la sua idea di impresa fosse ormai fallimentare. Però se mi permetti, Maristella, no? Mentre se per un'azienda metalmeccanica o di altro tipo, no? Dopo 2-3 stipendi mancati, i sindacati o comunque gli stessi operatori o operai insomma andavano in piazza, manifestavano, pretendevano e quant'altro,
La classe giornalistica, la classe dei tecnici ha quasi sempre subito il sottopagamento come una formula di ricatto, perché voglio ricordare che questo mestiere viene soprattutto da una grande passione, cioè se non si ha una grande passione e una grande propensione, tu cosa ne pensi? Sì, esattamente così, nel senso che è una sorta di caporalato intellettuale, nel senso che nel caso del caporalato, quello agricolo, sì, raccattano braccia per bisogno, in questo caso si raccattano menti per passione. Io mi ricordo, ormai è passato sono passati tanti anni, ti ringrazio anche perché sei stato così garbato, non hai parlato di anzianità, però in realtà sono passati tanti anni dal mio esame da professionista. All'epoca io portai una tesi, all'epoca ci stava a fare così, si portava una tesi e si discuteva di quella tesi. E all'epoca la tesi che io portai raccontava proprio di come io andavo davanti alla fabbrica, all'epoca era il Calcider, a parlare del caporalato industriale. All'epoca c'era una cattiva abitudine, si entrava anche lì nella grande industria di Stato attraverso padroncini che si portavano sugli impianti, e addirittura tu consumavi il pasto sugli impianti, sulle aree di coccheria. Quindi io ero lì a raccontare quella terribile vicenda di sfruttamento, precariato, diritti negati, io per prima ero una di quelle che veniva maltrattata sul posto di lavoro. All'epoca ci fu una grande operazione, un'occupazione, un esproprio quasi della emittente televisiva, un'occupazione dei cancelli. All'epoca ricordo benissimo la solidarietà che arrivò dalle categorie più disparate, portuali, metalmeccanici, che occuparono insieme a noi, allora dipendenti di Studio 100, voglio ricordare alcuni nomi: Roberta Morleo, Italia Sciacchetano, Michele Tursi, persone che insomma in qualche maniera il giornalismo tutti i giorni mangiavano pane di giornalismo, insomma passioni che ancora perdurano nel tempo. Provammo a smuovere le acque, provammo anche ad avviare una nuova lotta di categoria, ma c'era già pronta una nuova schiera di giovani giornalisti pronti a prendere il nostro posto. Senza pretendere tutti quei diritti che un posto di lavoro ed essenzialmente... Assolutamente nessun diritto, nessun tipo di tutela. Anzi, venne addirittura lanciata una sorta di fatwa contro quei colleghi che avevano come me manifestato, e per molti di noi si aprì un periodo durissimo. All'epoca l'emittenza televisiva locale era in grado anche di dettare i tempi della politica, per cui la politica, gli uffici stampa non erano facili da ottenere, perché noi eravamo i rossi combattenti, eravamo come si diceva molto genericamente i comunisti. Poi Marisa, questo è un altro discorso, neanche. No? Perché magari il giornalista che lavorava in una testata e quindi doveva essere, diciamo, senza inflessioni, senza avere delle tendenze, alla fine come secondo lavoro andava a fare l'addetto stampa al politico, che era incompatibile, no, con quello che era il lavoro di giornalista di redazione. Su questo si potrebbe aprire anche una vertenza con i nostri organi statutari. Molto spesso è stato detto da più parti che chi scrive per i giornali non può assolutamente svolgere attività di comunicazione istituzionale o comunicazione. Invece a Taranto è la norma. Ma a Taranto diciamo che succede quello che succede dappertutto. Io quando finiscono per strada molti colleghi, la prima mia preoccupazione è che trovino al più presto un lavoro degno, un lavoro stabile. È una iattura per tutti, perché un collega che giustamente si ritrova fuori dal circuito della televisione, o in mobilità, o in disoccupazione, o in arretrato di stipendi, in qualche maniera pane se lo deve dare.
quindi diciamo che tutte le regole di questo mondo vengono a decadere di fronte al bisogno di persone che casomai hanno messo su famiglia, hanno preso casa, una macchina e tutto quanto il resto. Credo che la questione non si possa racchiudere su questi elementi, credo che si debba ingaggiare una battaglia di civiltà anche nei confronti del lettore. La vera formula, no? Mentre noi giornalisti dovremmo cominciare a considerarci meno casta, intoccabile, inviolabile, i lettori dovrebbero cominciare ad avere più passione verso l'informazione. E spesso e volentieri molte delle colpe sono anche nella nostra categoria. Ecco, Maristella, abbiamo vissuto gli anni durissimi, buissimi, della comunicazione unilaterale che arrivava dall'allora il Vital Cyber. Okay? Certo, certo. Con colleghi disposti a scrivere di tutto, colleghi disposti a addirittura a rinnegare documenti scientifici pur di dare voce e parare il culo, scusami il termine, alla grande industria. Quello è. E allora il problema è che da una parte noi dobbiamo impegnarci, dobbiamo rispettare il nostro patto etico con la nostra professione, quindi riprenderci il ruolo che ci spetta, casomai accompagnando attraverso processi complessi. Noi viviamo un momento complesso della vita della nostra città e del nostro paese. Il giornalista non deve parteggiare, il giornalista dovrebbe accompagnare verso la comprensione di processi complessi. Accompagnare verso quella comprensione che non può avvenire attraverso la condivisione di un post sui social network oppure la notizia buttata così nel mezzo di una politica. C'è davvero un assalto selvaggio a chi prima arriva e dà la notizia anche in maniera sbagliata, perché poi l'arte di dare la notizia è una professione, non si può improvvisare chiunque a poter dare una notizia, perché si incappa in grossolane, insomma, fake news e anche con dando l'immagine dell'accaduto in maniera distorta. Detto dovremmo questo, riacquistare un po' di dignità, e la dignità non viene soltanto dallo stipendio, nel nostro caso il nostro lavoro non è soltanto lo stipendio, ma anche la credibilità, la necessità di essere sopra certe questioni piccole. Noi abbiamo vissuto una stagione difficilissima, ancora adesso la politica continua a testare le leggi, c'è chi entra in consiglio comunale, c'è chi non entra, c'è chi viene accreditato, c'è chi non viene, chi viene cancellato addirittura dalla mailing list di enti istituzionali. Presente. E questo, io non lo so di vari episodi. No, non entro nello specifico perché ricondurre la questione a questioni personali. Sì, assolutamente. Però il problema è proprio questo: se noi non riconquistiamo un minimo di dignità della categoria, e la dignità passa sì dallo stipendio, sì dalla possibilità di riconoscimento professionale, ma anche da una nuova anche forza che ci deve venire dall'essere categoria unita. Altrimenti ci sarà sempre qualche altro ragazzo pieno di buona volontà che per la firma su un bell'articolo sarà disposto ad andare avanti. Brava, davanti a tutti e tutto. Poi l'editore, come hai detto tu prima, che è un imprenditore, non è un giornalista, che cosa, a lui cosa interessa? Spendere quanto meno possibile e guadagnare o fare profitti quanto più possibile. Quindi, di conseguenza, quando non si può permettere un giornalista di rango, chiamiamolo così, lasciami passare il termine, ma si può permettere dei giornalisti, cioè delle persone che hanno tutto il diritto di provare a fare questo mestiere, ma che poi diciamo vanno a incrociarsi con la mediocrità di questo del lavoro stesso. L'editore non ha interesse ad avere la qualità, ma ad avere la quantità di notizie, mettendo in difficoltà appunto
l'informazione stessa. Ci sarà sempre qualche finanziamento pubblico, qualche finanziamento istituzionale che pagherà per questa condizione, questo sì. È il problema. E poi si crea l'emittenza locale che ha uno stile e una linea mediocre rispetto a quello che invece i professionisti potrebbero offrire al pubblico, perché questo mestiere si fa per il pubblico, si fa per il cittadino, si fa per chi vuole essere informato. Posso dire una cosa, anche perché non so quanto tempo ancora a disposizione e quindi non vorrei che mi sfuggisse questo concetto. Vai. Per Taranto la scomparsa della emittenza radiotelevisiva locale è una iattura. Certo. A me, se Studio 100, così come le voci che in questi giorni purtroppo si rincorrono amaramente, dovesse scomparire, per me sarebbe una grandissima sconfitta. Per tutti, così come credo. L'è stata la perdita di Brustare all'epoca Video Levante. Perché noi in questo momento, soprattutto in questo momento, abbiamo bisogno invece di avere, l'ho già detto altre volte, lo so, abbiamo bisogno però di confermarlo questo concetto, noi abbiamo bisogno di un nuovo periodo di pacificazione della nostra città e il ruolo che svolgono gli organi di informazione è un organo estremamente importante e delicato, per cui per carità, ben vengano tutte quante le nuove formule di editoria spontanea o nuovi metodi comunicativi, i nuovi processi di socializzazione delle informazioni, come ad esempio quello che riguarda YouTube, però la perdita di una storia, di un pezzo di storia, certo, dell'editoria locale. Vi faccio semplicemente un riferimento. Certo. Parlare oggi della vicenda Ilva, anche se non la possiamo più chiamare così, della vicenda ArcelorMittal, e non avere un pezzo di memoria, certo, della palazzina LAF, dei processi sull'ambiente, del grande processo che riguardò Taranto proprio negli anni per cui tra pochissimo festeggeremo i 50 anni, no, della venuta di Paolo VI dentro gli alti forni, certo, tarantini, e senza ricordare, no, paradossalmente, che proprio in quei giorni che la Chiesa chiedeva di entrare dentro l'Ital Sider si avviava la più grande, no, opera di ampliamento per la produzione d'acciaio, si avviava il terzo lotto dell'allora Ital Sider. Quindi secondo me in questo momento ne abbiamo bisogno di nuova leva, abbiamo bisogno di nuova energia, ma abbiamo bisogno anche di tanta memoria. Assolutamente. E pezzi di memoria purtroppo li stiamo perdendo, così come stiamo perdendo pezzi di memoria legati agli interessi della mafia sui grandi appalti, in una stagione in cui noi avremo probabilmente la più grande stazione appaltante d'Italia a Taranto. Certo. Quindi è importante, secondo me, tenere insieme tutte quante le cose e, ripeto, però sulla vertenza credo che tu abbia lì persone più esperte di me per parlare. Purtroppo nessuno si auspica il peggio, però purtroppo la gestione, come ci ha appena detto Andrea Lumino, diciamo è abbastanza... si porta avanti da molto tempo ed è stata gestita male proprio da quello... Quindi purtroppo non sarà io per... Io ho conosciuto i fratelli Cardamone quando erano giovani appassionati esattamente come noi. Certo. Poi li ho persi di vista per ragioni, diciamo, personali e professionali. E, devo dire la verità, il problema di Studio 100 per molti aspetti poi alla fine riguardava soprattutto l'idea di attaccamento, come le grandi saghe familiari. Un tempo fa mi occupai della vicenda Belleli, fino a quando c'è rimasto Belleli padre, poi le grandi saghe familiari sono destinate a fallire se tu non decidi di affidarti a persone che casomai stanno al passo con i tempi, si intendono di nuovi mezzi, di tecnologia. Non si può pensare di fare impresa anche radiotelevisiva come si faceva impresa radiotelevisiva 20 anni fa, 30 anni fa. Assolutamente. Oggi purtroppo devi essere matematico, altrimenti sei fuori, perché non puoi sbagliare, perché oggi sbagliare significa bruciarsi, in quanto l'offerta è tantissima, perché l'offerta ormai, io lo dico sempre, no? Se riesco a strappare 2 minuti al giorno delle persone della mia città, del mio territorio, l'ho strappato a un grande
platea di grandi comunicatori come sono Sky, Mediaset, Rai e quant'altro, Netflix, eccetera, eccetera. Cioè, però noi abbiamo bisogno di informazione locale. Assolutamente sì. Fondamentalmente bisogno, disperatamente bisogno, perché rischiamo di perderci anche come comunità. E a volte, ripeto, è inutile inseguire notizie che non hanno nessun senso. Bisognerebbe focalizzare l'attenzione sui grandi processi che stiamo vivendo, per esempio come città in questo momento. Ma infatti, quindi l'informazione locale è direi dirimente. Infatti questa avvertenza non la stiamo inseguendo per la mera avvertenza, ma per capire cosa sta accadendo, cosa è accaduto nella nostra città, ma che è specchio di tutta l'Italia, come dicevi prima, su questo mestiere che purtroppo sta avendo delle flessioni sensibilissime, cioè anzi sensibile, quindi abbiamo bisogno di capire, guardarci un attimo alle spalle per poi poter andare avanti. E lì ci sono, all'interno di quella struttura, che è quella incontrata a Pioticciola, si sono consumati dei piccoli grandi drammi. Io te ne porto uno piccolissimo, sì. Quotidianamente, quando si usava ancora, non c'era il digitale, ma c'era ancora l'analogico, noi eravamo costretti a riciclare le cassette. Certo. Credo che tu sappia, in molte di quelle cassette, come si usava a chiamarle all'epoca, in molte di quelle cassette c'è passata la storia di questa città. Dei tre quarti. Noi abbiamo perso, esatto, noi abbiamo perso pezzi di storia di questa città, di testimonianze, che oggi ci aiuterebbero anche ad analizzare fondamentalmente tutto quello che non va. Anche per comprendere, spesso e volentieri, io dico sempre a tutti quanti, anche ai corsi di giornalismo a cui mi capita di dare il mio contributo, dico ai giovani reporter della mia città di andare in emeroteca, di leggere quei giornali, perché l'altro dramma incredibile, la morte del Corriere del Giorno. Noi non abbiamo più la nostra memoria storica, sì. E in questi giorni, proprio questa mattina, c'era un'importante conferenza stampa sulla difficile vertenza che sta riguardando i colleghi di Gazzetta del Mezzogiorno. Certo. Quindi comprenderai, e se cadono pilastri importanti come Gazzetta, come il gruppo Cairo, puoi immaginare quanto sia proprio da rimettere totalmente in discussione il sistema dell'editoria, ma anche proprio il modo di intendere il nostro lavoro. Nella situazione di crisi in cui viviamo, il giornalismo diventa fondamentale, ma richiede uno sforzo e una responsabilità in più, proprio da parte di chi lo fa. Bene, Maristella, sei stata chiara e puntuale come sempre. E io volevo ribadire, volevo puntualizzare che questa trasmissione non è nata per additare qualcuno, ma per capire e riflettere su come questo mestiere può rinascere in questa città. Tra l'altro, se tu sei d'accordo, rifaremo qualche appuntamento anche pubblico, invitando anche tanti testimoni di quella che è stata l'editoria tarantina e magari raccontandoci quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 30-35 anni, cercare di ricompattare e di ricostruire sia la memoria storica e la forza per poter dare una mano a chi ne ha bisogno, perché se succede, ma già voglio dire, tanti giornalisti e tanti tecnici sono per strada, permettimi. Tanti colleghi sono in grosse difficoltà, sì, ecco, purtroppo sì, ecco, è vero. Ecco. Tutto qui. Il pensiero va a tutti quanti voi. Approfitto del tuo canale per augurarvi buon Natale, buon anno. Ah, grazie. Ovviamente buon Natale. Grazie. Buon Natale e buon grazie. Anno anche a tutti quanti. Ciao, quindi, grazie Maristella. Avranno bisogno di ingaggiare una battaglia che conosco bene. Benissimo. Io sono sempre stata da quella parte e continuerò ad essere dalla loro. Sempre dalla stessa parte, come recita una sempre, canzone. Sempre, sempre. Ciao, grazie Maristella, ancora auguri. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene. Puntualissima. Bene, è stato un bel intervento quello di Maristella, ma non avevamo dubbi, Andrea, perché... Assolutamente. Allora, diamo, diciamo, un sunto a quello che si potrà fare. Noi... Cioè, si può dare una mano a queste persone, c'è la volontà di poter
aiutare? Ci sarà qualcuno che... Ora, noi abbiamo chiesto un incontro al prefetto e siamo stati convocati, abbiamo ricevuto convocazione stamattina per il 3 di gennaio. Quindi il 3 gennaio alle 10 saremo in prefettura, perché insieme, insomma, ad Assostampa abbiamo ritenuto opportuno che la situazione sugli 100 dovesse venire fuori. E quindi, insomma, abbiamo fatto questo primo comunicato, faremo questo incontro con il prefetto al giorno 3. Certamente non ci fermiamo per una serie di ragioni. Uno, noi difendiamo quei lavoratori. E quindi questo è il nostro ruolo, diciamo, il mandato che abbiamo. Fatto è, lo abbiamo detto in maniera chiara ed esplicita in diverse occasioni, che il lavoro va pagato. Per cui situazioni che si sono protratte nel corso di anni, per cui i lavoratori sono stati costretti a accettare degli acconti come stipendio, non è minimamente accettabile. Maristella lo diceva bene prima, caporalato, insomma, per quel che ci riguarda, così come vale per i call center. Falcone, siamo in diretta, sono sì. Candelli. Francesco Falcone, adesso andiamo subito in diretta, c'è Andrea Lumino, ci sta riseguendo, quindi scusami Andrea. Assolutamente. Allora, buonasera Roberto Falcone. Francesco, scusami, tuo omonimo ex presidente del CTP. Sì, esatto. Allora, vabbè, è scaturito anche un tuo post qualche ora fa che dava, insomma, un'amara visione di quella che è l'emittenza locale, di dove stava portando questo passaggio dal digitale al web, che ormai è saturo di contenuti, ma dubitiamo tutti della qualità dei contenuti. Sì, è vero. Intanto ti ringrazio e sono molto, insomma, felice del fatto che qualcuno si sia interessato a quel post. Come ti ho scritto anche in privato, non è un post che misura semplicemente il mio punto di vista, ma non voleva essere il Vangelo sull'argomento della comunicazione locale o televisiva. Facevo un riferimento invece su quello che sta succedendo sul web, sul modo di raccogliere pubblicità sul web, che però è, diciamo, fondamentalmente distante da quello che avviene dalla pubblicità massiva della televisione. Quindi mi domandavo se fosse ancora possibile poter pensare di offrire contenuti televisivi in quel modo, cercando poi di rivolgersi al proprio mercato di riferimento, che in questo caso è quello delle imprese, mentre ci sono, diciamo così, strumenti di pubblicità del web che ti perseguono su tutti i siti, mentre sei visto, per esempio, se stai cercando un orologio, se stai cercando un determinato prodotto, e ti inseguono tutta la vita fino a che non fai l'acquisto. Assolutamente. E quindi, diciamo, di fronte a questo modello tecnologico in cui il marketing è diventato estremamente invasivo, la domanda è: ha senso ancora pensare, ed è una domanda, non ho nessuna risposta, certo. Ha senso ancora pensare ad un modello di comunicazione massiva che non ha i contenuti che invece richiede la gente? E questo era il punto di osservazione. Roberto felicemente si è interessato a questo post, certo, e mi ha scritto. Intanto voglio anche dire, insomma, che la tua opera, quella che stai facendo adesso sul web, è estremamente meritevole. Ci terrei a sottolineare. Francesco, non è questo. Voglio dire, anche la mia riflessione, no? Mi ha fatto guardare, te l'ho anche detto, insomma, che oggi bisogna guardare i bambini e i ragazzi, che hanno un modo di comunicare differente dal nostro, e probabilmente noi ancora non lo stiamo percependo. Non solo, ma credo che la valutazione che avete fatto in diretta prima con Maristella, e che riguarda un po' il caso del modello del giornalismo, è un mondo che nell'ambito della comunicazione va perdendo la sua importanza economica ed è assorbita purtroppo, diciamo, da un marketing che funziona in maniera diversa. E quindi, diciamo, la funzione del giornalismo, così come l'abbiamo pensata storicamente nel tempo, professionale, colta, ricercata, studiosa, inizia a perdere terreno. E questo è un problema di mercato prima ancora che istituzionale o politico. Poi la politica ovviamente può e deve occuparsi del pluralismo dell'informazione e di tanti altri
aspetti che sono determinanti per la vita civile e democratica di un paese, ma se intanto il mondo ti entra in casa da tutte le parti, dalla Cina, dagli Stati Uniti, e ti frega mercato e acquisisce quello che è il business che, su cui poi campano gli imprenditori, c'è poco da fare, c'è poco da tutelare, chiaro? È evidente che le imprese non reggono, ma è proprio un problema economico, puramente economico, matematico, scientifico, certo. Non c'è poco da discutere. Ora, è ovvio che per contrastare questo tipo di fenomenologia, la materia che noi studiamo generalmente è quella della segmentazione, cioè specializzarsi in qualcosa e farlo estremamente bene lì dove i soggetti generalisti non sono in grado di farlo. Infatti ti scrivevo, tanto di cappello per il vostro operato, possiamo pensare anche a lavorare in maniera molto specifica su determinati settori e che interessino poi l'imprenditore ad investire. È chiaro, quindi se tu hai un'esclusiva su un determinato settore, l'imprenditore è invogliato a spendere soldi con te piuttosto certo. che investire su Amazon, su Google, eccetera. Certo. È un discorso assai complesso, ovviamente non è riconoscibile certo. a quattro parole. Certo, però, assolutamente. Insomma, il senso del comunicato, insomma, di quel piccolo post che ho scritto era sì, questo. Sì, 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 no, ma molto chiaro e condivisibile perché. Ribadisco, è un nuovo modo di comunicare. Ormai chi ci segue, nel senso non televisivamente, ma i nostri figli, hanno una concezione multitasking incredibile. Esatto, sì. E questo multitasking fa sì che riescano ad acquisire molte più informazioni di noi. Certo. E contemporaneamente. Certo. E questo è un invito che va rivolto anche a chi studia comunicazione. Non pensate che avere il titolo da comunicatore, da giornalista, la laurea, no. implichi necessariamente che avrete una possibilità di lavoro. No, è una follia, ma riguarda tutti, il laureato in economia, il tecnico, il perito industriale, riguarda tutti. Bisogna saper fare che è una cosa importante. E quindi in questo caso continuare a studiare, continuare sempre. A vedere come si muove il mercato, perché la gente investe su Google o su Sky piuttosto che su Mediaset, perché essere curiosi è un fatto importante per svolgere un'attività di impresa e di questo noi non dobbiamo mai dimenticare. Assolutamente, assolutamente. È un'analisi abbastanza puntuale e precisa quella di Francesco Falcone. E chiaramente noi abbiamo anche accolto, perché anche sotto questo punto di vista si cresce, chi non accetta, ma tra l'altro non è stato neanche una critica, ma un punto di vista, deve andare a capire e adeguarsi alle nuove tendenze. E... Ma perché il mondo entra in dinamiche troppo più grandi di te, non puoi contrastarle con il tuo tra virgolette provincialismo, scusate il termine, non vuole essere un aspetto di localismo, che è impossibile far questo se il mondo ti entra in casa da tutte le parti, pensa ai post virali del bambino cinese che balla e tutti quanti lo guardano su migliaia di pagine del mondo, no? E chi pensava che quel post partito da un posto qualsiasi della Cina potesse arrivare in tutto il mondo? Certo. È chiaro, il mondo ti entra in casa, è impossibile certo. contrastarlo con una visione localistica. Bisogna certo. imparare a Taranto soprattutto ad uscire dal nostro perimetro. Certo. Siamo troppo concentrati su quello che c'è nel nostro perimetro. Nel nostro certo. perimetro c'è poco, siamo anche però molto capaci di andare oltre. Certo. Qualcuno diceva di alzare l'asticella ed è un fatto vero, perché certo. i tarantini quando vanno fuori hanno sempre grande successo. Assolutamente. E questo significa che basta uscire fuori anche con la mentalità, con l'approccio per aver successo. Bene, Francesco. Grazie. Ah, c'è Andrea. Grazie a voi tutti. No, riprendo quello che diceva Francesco, nel senso che io mi aggancio a un principio, credo sia sacrosanto, cioè bisogna pensare a investire sul futuro. Ed è la cosa che in Italia, oggi a Taranto, in Italia non è mai stata fatta. È vero quello che diceva prima Francesco, c'è un discorso di globalizzazione, di delocalizzazioni, diciamo così, chiamiamola come vogliamo, però c'è un discorso che il mondo è andato avanti, probabilmente memori di retaggi, di questioni, siamo rimasti un pochettino troppo fermi. Siamo rimasti fermi e non abbiamo colto il cambiamento, che il cambiamento vuol dire sempre una questione positiva, perché oggi ad esempio quando si personalmente sento parlare di governo del cambiamento tremo, visto quello che si sta... Vabbè, io Francesco voglio dire che è un commercialista,
Oggi sentiamo parlare anche molto di cambiamento, ma il cambiamento può essere anche una decrescita felice, Francesco, questo non so. Certo. Ma ecco, il punto per esempio è, tornando a questo settore, a questo mondo, che nel momento in cui una professione come quella del giornalista viene meno, vuol dire che viene meno l'intermediazione della notizia, e succede quello che sta avvenendo oggi, che per esempio, cosa vuol dire? Faccio un esempio stupido. L'idiozia per cui gli immigrati che vengono qui prendono 35 euro, che è un'idiozia, se non c'è il giornalista che media, nel senso che fa un filtro rispetto a questa scemenza, è diventata virale e tantissimi ci credono. Sì. E credono veramente sono che l'immigrato oggi prende 35 euro. Sì. Quando invece è una fesseria, che basta veramente andare a leggere qualsiasi codice per sapere che è una idiozia. Vabbè, ci sono delle agenzie che giocano proprio sulle fake news perché devono contrastare. È un problema culturale, perché poi cosa succede? Succede che quell'idiozia diventa virale, diventa vera, tutti ci credono. Guarda Andrea, quello è un problema di click, è uno schifoso problema di click. Ogni idiozia matura dei click e ogni click matura diventa dei soldi, pubblicità. Esatto, quindi più idiozie tu scrivi, più click prendi e più soldi guadagni. Esatto. Non funziona, è ancora una volta un drammatico problema di mercato a cui la politica a qualsiasi livello, ma anche le persone, anche la società, anche gli ordini professionali dovrebbero impegnarsi per porre un freno. È chiaro, altrimenti da qualsiasi la parte del mondo deve tornare a fare la politica, non lasciare certo. Che il mercato si autoregolamenti, o comunque, diciamo così, senza fare riferimento ai massimi sistemi, però ma certo. Trovare un equilibrio tra la gestione del mercato, che detta dal suo punto di vista le regole, ma la politica deve fare la politica, perché certo. Quel vuoto è stato riempito. Certo. Secondo me è negativo ora in questo momento, perché purtroppo se uno oggi apre Facebook sulla home si trova una marea di scemenze. Il mondo è sì. Il mondo in negativo, tante cose giuste, è in positivo. Magari tante cose vere, perché poi c'è anche vera notizia, vera informazione, ci mancherebbe altro, ma anche tantissime altre situazioni. Bene, Francesco, io ti ringrazio tantissimo. Grazie, ti saluto. Grazie. Quando vuoi siamo a disposizione, e anche perché vogliamo crescere con cognizione di causa, cioè chiaramente se il nostro telespettatore o chi ci segue ci dà delle indicazioni sulla strada da intraprendere, io mi faccio tassista, ecco. Auguri Francesco. Auguri, buone feste, grazie. Auguri grazie ai giornalisti che stanno in un momento difficile, auguri anche alle loro famiglie. Sì, lo faremo, esatto. Alla fine stiamo per chiudere e lo faremo a tutti. Sì. Benissimo, bene. Ok, quindi anche Francesco, ecco, c'era un post che aveva appunto fatto qualche ora fa e è nata un attimo una polemica, poi lui spiegato in realtà che cosa volesse significare quel post. Andrea, insomma, ci sono delle vertenze da affrontare, bisogna tutelare i lavoratori, bisogna tutelare la città, perché come diceva bene anche Maristella, insomma, perdere anche questa emittente storica, al di là purtroppo degli errori che ha potuto fare l'editore, la proprietà e quant'altro, c'è da capire come sistemare la situazione. Certo, neanche qui come in politica c'è la bacchetta magica, no, e poi quando si fanno, tra virgolette, se ci sono degli estremi di reato, chiaramente reati di natura amministrativa e quant'altro, vanno pagati e la giustizia deve fare il suo corso. E la giustizia deve fare il suo corso. Andiamo in conclusione. In conclusione, diciamo questo: noi due lati. Un lato è quello della relativa avvertenza, innanzitutto, appunto, e rafforziamo il grido d'allarme rispetto alla situazione occupazionale e del gruppo Studio 100 e delle altre. Insomma testate, degli altri giornali in difficoltà, perché appunto sono posti di lavoro. Per cui, innanzitutto, continuiamo a essere vicini a quei lavoratori, perché dobbiamo mantenere il posto di lavoro nella maniera giusta, cioè il lavoro deve essere pagato, retribuito e i diritti devono essere garantiti, punto primo. Punto secondo, c'è il grandissimo problema di sistema dell'informazione. Parlando noi, insomma, su questo tema, che è un tema di carattere più generale, sicuramente c'è necessità di fare una riflessione, ma di capire tutte le parti in campo, istituzioni, sindacati, mondo del lavoro, mondo delle imprese, come si fa informazione in maniera reale, lontani dalla filosofia o soltanto dalle massime affermazioni. Noi abbiamo una contingenza, che è quella di garantire il diritto all'informazione, che è un diritto costituzionale. Ora, al di là di tutto, è un diritto costituzionale delle persone a ricevere informazione.
Taranto rischia che questo diritto venga cancellato, perché se giornali e televisioni chiudono e chi si improvvisa in questo non fa informazione ma lancia solo notizie, lancia solo news, è un problema. Certo. Un rischio terribile. Andrea, voglio dire, non per il mio curriculum, io faccio questo mestiere da lontano 1987. Ed io, cioè, sono abbastanza giovane, ma ero proprio un ragazzino quando ho iniziato a fare questa attività. Anzi, Maristella ne è testimone perché eravamo insieme. No. E quindi, di conseguenza, io ho visto passare una serie di persone, di editori, che hanno saputo anche utilizzare, vedi, Cito, Giancarlo Cito, politico di razza, ha utilizzato la televisione, è diventato sindaco, quindi vuol dire emulato poi da Berlusconi, attenzione. Siamo stati precursori. Emulato poi da Berlusconi, quindi no, per far capire essenzialmente che all'epoca la televisione funzionava e tanto, perché c'era poca offerta, ribadisco, l'offerta era diversa, non è come quella di oggi. Oggi purtroppo i nostri figli sono attaccati a questo benedetto e maledetto smartphone. Sì. E ci sono tante di quelle informazioni, mio figlio conosce tante di quelle cose nel mondo che... Però questo fa da contraltare, mi aggancio al discorso che l'informazione locale, al di là, ecco, dei blog... è proprio per quello che diceva Maristella. Esatto. Cioè l'informazione locale invece deve essere rafforzata ed è quello che, se mi permetti, io sto cercando di fare in maniera mirevole, con i miei mezzi. Anche io sono iscritto a ROC, ho l'autorizzazione ministeriale, ho un canale digitale che non accendo perché costa troppo in questo momento e non ce lo possiamo permettere. La verità, non bisogna nascondersi dietro il dito. Preferisco non fare debiti anziché fare altri. Voglio dire, perché se accendo il canale in questo momento vuol dire che mi devo mettere dei debiti addosso. Altre realtà, perché dobbiamo dire anche questo, io non voglio offendere nessuno, ma quando la cooperativa del Corriere del Giorno, i giornalisti che ci lavoravano erano in crisi, ma non si facevano mancare lo stipendio e anche abbastanza rilevante, come cioè uno stipendio importante, voglio dire, fino ad allora non hanno detto nulla. Non voglio offendere nessuno, che adesso i colleghi, voglio dire, i giornalisti cominceranno a fare ma che ne sai tu, eccetera eccetera. Come la Gazzetta, insomma, io so che i redattori, come è giusto che sia, loro non possono fare niente, fanno parte di una multinazionale quasi, insomma, e prendono, penso che siano inquadrati in maniera anche giusta. Quello non che è previsto. Quello che è previsto. Un'altra cosa è la cooperativa, che prendeva i contributi, si facevano i loro stipendi, quando è avvenuta la crisi non l'hanno saputo affrontare. Ho capito. Non so se ho reso l'idea, mi spiego. No. Quindi io mi sto privando di andare sul digitale terrestre per non creare debiti. Studio 100 non paga i dipendenti pur di trasmettere. Da questo punto di vista, l'editore sa benissimo che ha avuto, cioè, da parte nostra, da parte di Assostampa, perché insomma abbiamo una linea unitaria su queste questioni, c'è assoluta contrarietà. Non per ultimo l'editore è stato oggetto di una nostra diffida legale al fatto che semplicemente per un emolumento che aveva avuto un senso di contributo lo avevamo diffidato dall'utilizzare quel contributo per pagare una piccolissima parte. Quale contributo? Scusa, non è... Del comune. Il comune ha dato un contributo in maniera regolare, nel senso c'è stata una fissione su un bando di bandi pubblici e alcune testate, alcuni giornali hanno ricevuto un contributo. Dopodiché ne abbiamo diffidato. Io non so di questo, di quanto parliamo, giusto per una 10.000 cifra. 10.000 euro. Ma noi abbiamo diffidato l'editore dall'utilizzare quel contributo per pagare una minima parte, perché parliamo di cifre, di debiti che l'editore ha nei confronti dei cospicui. Molto cospicui. Quindi quella roba quantomeno sarebbe servita a far passare un Natale un pochettino più dignitoso. Ecco, la a parola. Centinaia e centinaia di famiglie. No, esatto, sì. Diciamo, alle 30 e passa famiglie del gruppo di Studio 100. Sì, quindi sì. Ora c'è necessità però di informazione, di lavoro buono. Condivido il discorso che faceva prima, Angelo. È giusto
sapere quali sono i propri limiti, non fare un passo più in là della gamba, perché poi si rischia di arrivare a questi cortocircuiti. La riflessione che mi viene di fare, che stavo facendo mentre parlavi, era: se oggi siamo arrivati al punto che il volere il semplice mantenimento del proprio contratto, che è previsto per legge per tutti quanti, diventa un'eccezione in un panorama, vuol dire che davvero la situazione è ancora più complicata di quello che pensiamo, perché sì, insomma, esatto, ed oggettivamente è così, nel senso che quando si pensa che quei contratti vengono rispettati in pochissima misura rispetto al panorama generale di sottopagamento, di sfruttamento e quant'altro, di precarizzazione, e questo crea dumping, perché poi questo, io ne parlo nel mondo dei call center, ma alla fine, se c'è un emittente che paga regolarmente e un emittente che non paga, è chiaro che chi non paga gode di benefici, che diciamo è il mondo che gira sempre nella stessa maniera. Ora c'è necessità di fare sistema, ecco, diciamolo in questa maniera, con questo magari dandovi l'occasione di fare gli auguri alle vostre famiglie, a quelle anche, dei lavoratori, anche a te famiglia, grazie, dei lavoratori, grazie, che sono insomma implicati nelle partenze, i lavoratori, sì, che stanno affrontando un periodo difficile, c'è sì, bisogno di fare sistema con responsabilità, perché noi ci saremmo voluti continuare a girare dall'altra parte. Come organizzazioni sindacali, noi a Sostampa abbiamo ritenuto necessario non farlo, proprio perché dobbiamo dare una risposta di sistema, di dare una risoluzione, continuare ad arrancare, a aspettare il gettone del 200-300 euro no, ogni mese, non è dignitoso nei confronti delle persone. No, è una lunga agonia. No. È una lunga agonia, ma che a lungo andare si spezza la corda. Ora, abbiamo pensato che così non si può andare, per cui noi crediamo, da un lato, sulla vertenza specifica, e lo faremo fino in fondo, l'abbiamo fatto su altri settori, lo faremo anche su questo. Bisogna risolvere il problema sugli 100. Bisogna risolverlo auspicando il mantenimento dei posti di lavoro, che è la cosa importante, sì, e il rispetto del ruolo dell'informazione, ma è necessario pensare l'informazione a Taranto. E per le motivazioni diceva benissimo Maristella, questa comunità così frammentata in questo momento ha bisogno di un'informazione per di trovare le ragioni del confronto. Ha detto una parola che sì, mi ha colpito moltissimo. Di pacificazione e di confronto, perché sì, il vero confronto si ha nel momento in cui le opinioni che ci scambiamo in maniera democratica nascono da una conoscenza, un approfondimento, non sia un frutto dell'improvvisazione o soltanto i dolori di pancia. Ma io, come avevo anche anticipato a Maristella, sono disponibile, no, a creare un incontro pubblico con i sindacati, con tutti gli attori che... Incontriamoci insieme agli altri. Sì, io sono contento che il primo nucleo di questo, di questa pacificazione, di questo confronto civile, serrato, sia nato qui. Noi siamo veramente felicissimi che sia nato qui, che nasca su questo tavolo, nasca in questo studio, piccolo per quanto sia, ma vissuto, partecipato. È importante questo discorso, insomma, venga diffuso, anche perché noi nel corso degli ultimi anni diverse volte abbiamo fatto delle iniziative sul mondo dell'informazione, dicendo che abbiamo necessità di farlo. Insomma, abbiamo venuto qui a portare la propria testimonianza Sandro Rotolo qualche anno fa, è venuto sì, qualche mese fa Frigerio di Libera, il responsabile di Libera Informazione, a parlare di come nel mondo dell'informazione anche gli intrecci con la vita organizzata o quant'altro mettono a repentaglio anche lì sia i diritti dei lavoratori, ma il diritto del cittadino a essere informato in maniera, esatto, corretta. Quindi voglio dire, il problema dell'informazione è un problema a tutto tondo. Maristella lo diceva bene prima, Taranto non è un'isola fuori dal paese, vive il dramma nazionale. Abbiamo necessità però che anche in maniera serrata, in maniera dura, ci sia un confronto. Però da quel confronto diventa un passaggio fondamentale per ripartire, altrimenti noi continueremo a trovare gli sfoghi sui social network, a avere non devono essere, ma alla fine, degli sfoghi, alla fine ma anche devono quello, essere dei confronti costruttivi. Alla fine, esatto, alla sì, fine anche perché noi abbiamo la necessità di dare delle risposte alle persone. Se le risposte non arrivano, fuori di gridare, non arriva il pane a casa, tra virgolette, lo dico in maniera metaforica, sì, e la gente probabilmente si stancherà anche degli sfoghi. Non dobbiamo permettere però che tutto diventi un solo contratto meramente economico. Assolutamente no. C'è un'erosione di diritti fondamentali della nostri. Ecco perché parliamo di vertenza informazione. Ed ecco perché abbiamo pensato a te. Andrea Romino, no, sindacalista nella maniera più alta possibile. Quindi avevamo bisogno di questo confronto e speriamo che questo sia la stura, dia la stura per altri incontri. Siamo disponibili. Sempre che riguardano il discorso. Assolutamente. Va bene. Se ne parliamo.
Se vogliamo andare in chiusura, possiamo anche dare mandato alla regia di... Possiamo chiudere? Sì, possiamo chiudere. Va bene, e la sigla chi la manda? La mandiamo noi. Va benissimo. Perché guarda, le ore di lavoro... Sì, giustamente, giustamente. Ti avrei fatto l'avvertenza. Non ci si può trattenere, senza la giusta retribuzione. Ringraziamo Andrea Lumino. Grazie a voi. Grazie, grazie Andrea, grazie e auguri per le prossime feste. Anche a voi, grazie mille. Arrivederci, alla prossima, seguiteci, se vi piace mettete il like, condividete queste nostre dirette e questi nostri discorsi, questi nostri incontri, ve ne saremo grati. Buona serata, arrivederci, alla prossima. Arrivederci a tutti, arrivederci.